Ciao, in questo video volevo parlarti del mio metodo ebook Studi pratici per bassisti, la scala pentatonica. Quindi la cosa migliore secondo me è farti vedere un pezzo di come ci studio io sopra, così magari può servirti e chiarirti come può funzionare il metodo. Andiamo a vederlo un attimo nello specifico. Allora, iniziamo, tu ti troverai questo PDF, tra l'altro gli audio sono poi tutti scaricabili tramite link, mentre invece i video ci sono dei link all'interno del PDF in cui poi puoi andare ad aprire dei video privati. Nella prima parte affronto tutte le tonalità, quindi parte dal Mi e come vedi scende giù. Proviamo ad andare a prendere una casa, ad esempio il Si minore, vedi groove in Si minore. Pentatonica in Si minore, pagina 39. Tra l'altro l'indice è cliccabile, quindi tu clicchi e va direttamente sulla pagina. Qua parla di pentatonica di Si minore, quindi fa vedere come vedi, il box iniziale, quindi lo puoi vedere anche come posizione. Vado anche a mettere le dita. Familiarizza con la posizione. Questo qua è anche il primo esercizio, l'esercizio 73. Ogni esercizio è cliccabile, quindi se tu clicchi ti apre sul tuo browser, adesso te lo faccio vedere, va a aprirti l'audio che puoi far partire e puoi andare a suonare con lui. 3, 4. Chiaramente anche il basso che suona. Questo per ogni esercizio c'è un suo audio, c'è anche un video, quindi ci saranno, mi sembra, oltre 100 video dove vado a spiegare nello specifico ogni singolo esercizio, ogni posizione e la suoniamo insieme. Se tu clicchi link al video, va a aprirti questo video Eccoci privato arrivati alla scala. in cui ti spiego tutto l'esercizio e lo suoniamo insieme. Andando avanti, qua, dopo aver familiarizzato con la posizione 1-4-1-3-1-3 è una posizione che va fatta poi comunque su tutte le tonalità. E all'inizio io parto sempre da questo perché è un concetto che deve entrare perché è molto comodo. Dopo faccio fare uno studio in posizione ma con variazione ritmica, quindi qua alleniamo anche un pochettino la lettura ritmica su note all'interno di questa posizione. Infatti attenzione che abbiamo anche dei ottavi puntati, sedicesimi, se non sai leggere tanto bene comunque sotto c'è la tab o comunque c'è sempre il video dove io te lo spiego nello specifico, quindi andiamo a vedere molto bene insieme e contare il ritmo insieme. In questo qua caso va a fare questo. 4, 4. Chiaramente tu puoi sempre esercitarti o con la base che ti fornisco dove c'è anche il basso che suona, oppure ti prendi una batteria, ti prendi un metronomo e ti studi l'esercizio. Andando avanti, andiamo ad affrontare i vari box. Vedremo nella prefazione, spiego molto bene come pensarli questi box, perché anche qua le geometrie entrano anche molto dentro alla cosa della pentatonica, perché diventa veramente più facile anche pensando alle geometrie. Nel box 1, in pratica parto dalla parte più acuta, scusami, più in alto nella tastiera. E vado a vedere da cosa è fatto il box 1, vedi che lo vedo sia graficamente, tra l'altro nel grafico in rosso ho dove sta la fondamentale, quindi il Si, io ce l'ho qua e qua, e in azzurrino ci sono i gradi, quindi il quinto grado di Si è questo, il suo quinto grado, e te lo faccio vedere bene, allora il Si. Come vedevi anche prima nel disegnino, il quinto grado è quello che gli sta sopra la corda più grave. Quindi, nel
Nel primo box andiamo a suonarcelo insieme, c'è l'esercizio 75, anche qua lo puoi fare chiaramente con l'audio, sempre. Tutti gli esercizi sono fatti tutti con gli audio, oltre al video. Poi sotto c'è una variazione ritmica, non viene fatta in tutte le tonalità e soprattutto quando viene fatta è diversa per ogni tonalità. Questa variazione ritmica sul box è questa qua, adesso te la faccio sentire. Poi deve essere applicata su tutti i box. Io la metto all'inizio sul primo, però chiaramente prima devi studiarti tutti i 5 o 6 box, dopo vedremo, dipende, e poi andarlo a mettere di fila tutti insieme, quindi la sfida è un po' questa. Andando avanti, adesso te lo faccio vedere chiaramente un po' velocemente, io ho il box 2, il box 3, box, quindi io passo, prima l'ho fatto in questa zona, vado a utilizzare le note che ho suonato nel box precedente come partenza per il box successivo. Qui avrò il secondo box. Poi avrò il terzo box, che dopo il La partirà dal Si, infatti lo vedi anche qua, sempre nel disegnino, e c'è anche l'esercizio. Andiamo poi avanti, quarto box, il quarto box parte dal Re. Io adesso li faccio un po' veloce per non fare un video di 3 ore, però chiaramente questi box vanno studiati piano piano, interiorizzati e vedremo anche visualizzati. Box 5, che è l'ultimo, parte dal Mi. Quando ho finito i box, che possono essere 5 o 6, nel metodo vediamo bene il perché, andiamo a vedere due groove finali. Per ogni tonalità ci sono due groove finali che sono musicali all'interno, presi dai box come posizioni, però sono delle sfide sia per la lettura ritmica che poi per suonarli di fila. Infatti gli audio li contengono tutte e due di fila, perché quello che voglio ottenere è come se stessi suonando un groove o comunque su una canzone, e quindi passi da un groove all'altro. In questo caso la sfida è unire questi due groove. Quindi ho gli esercizi che vado a vedermi singolarmente e poi mi faccio aiutare comunque sempre dal video, e poi vado a suonarli. Vedi, questo qua non è difficile, anche perché è abbastanza lento il tempo, però come vedi ci va già una lettura ritmica non indifferente. Chiaramente verrai accompagnato, perché nel metodo io sono dell'idea che i metodi devono essere graduali, devono accompagnarti, quindi parte da un livello molto più semplice, i primi groove all'inizio, e poi man mano che sale cambiando le tonalità i groove diventano sempre più complessi. In questo modo qua tu parti diciamo in maniera più semplice e poi arrivi a studiare delle cose più difficili, ma gradualmente, non con dei salti molto molto grandi. Quindi all'inizio si fanno gli ottavi, le pause di ottavo, poi piano piano vengono introdotti i sedicesimi, verranno introdotte anche delle ghost note, probabilmente, adesso non ricordo bene, però di base è quello. Quindi qua c'è il primo groove, che va a fare questo, mentre invece il secondo si sposta più in su, fate aiutare sempre anche dalle tab. 1 1 1.
La sfida poi è quella di suonarli, quindi tutte e due di fila vengono ripetuti due volte e poi si passa senza fermarsi all'altro. Sotto cambia la batteria, cambiano gli strumenti che suonano. In questi audio sono tutti stati registrati da me, quindi troverai anche delle chitarre elettriche. Solo le batterie sono state programmate, le ho programmate io, e anche gli strumenti sono tutti strumenti veri suonati fisicamente. Ad esempio, proviamo a far partire questo 81-82, lo suoniamo sopra. Adesso lui me lo apre dall'altra parte e mi fa partire l'audio e noi andiamo a seguire. Faccio play. Scusa se adesso non l'ho suonato tanto bene, ma l'ho fatto così al volo. Ok, finito poi questa sfida finale con i due groove finali, tra l'altro e poi tutto comunque scaricabile, anche tutti gli audio sono scaricabili, allora si passa alla pentatonica successiva. E se, in questo metodo vengono affrontate tutte le pentatoniche in tutte le tonalità. Normalmente nei metodi si fanno sempre quella in mi, quella in do. Qua invece andiamo ad affrontare tutti i semitoni. Io ti ringrazio veramente per aver mostrato interesse per i miei video, averlo seguito fino qua. Ti invito ad andare a cercare sul mio sito www.carlochirio.com tutte le informazioni. Il metodo costa solo 15 euro, quindi a 100 audio, 100 video, più di 100, c'è stato dietro veramente un lavoro grande che io ho fatto in prima persona per me stesso, per studiare, e poi per i miei allievi. Infatti lo sto facendo anche lo sto proponendo anche a loro, e man mano che andiamo avanti ne ho la riprova che comunque penso che possa aiutare a diventare un musicista migliore. Lo trovi quindi tutto sul mio sito, vai in ebook la scala pentatonica. E qua troverai tutte le informazioni se vuoi acquistarlo, dove lo puoi acquistare, comunque nei vari digital store. Vedi, sono oltre 120 esercizi. Io ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Noi ci vediamo prossimamente.